Bentornati finalmente in questo nuovissimo video in cui vi mostrerò qual è secondo me il miglior elicottero da volare economico sia per persone principianti come me sia persone con un volo avanzato. Scopriamo quindi assieme questo elicottero da 20 euro. All'interno della scatola che ci arriva troviamo questo contenuto in polistirolo. La scatola la metto tranquillamente via e vediamo un po' cosa c'è all'interno. Troviamo questo manuale di istruzioni che è completamente in cinese, quindi io non ci capirò niente, quindi buttare. Troviamo il nostro aereo China Air Force, tutto in polistirolo, veramente non pesa proprio niente, peserà qualche grammo. Troviamo le eliche che dovremmo andarle poi ad incollare con la colla qua, una di qua e una di qua. Hanno già gli appositi supporti, però naturalmente durante il volo si staccano se non le incolliamo. Poi troviamo il nostro telecomando per azionare le eliche che sono poste qui nella parte laterale. Telecomando dove dovremo andare ad inserire tre pile AA che non sono presenti all'interno della scatola e quindi dovremo comprare noi a parte. Poi troviamo questa busta, vediamo cosa c'è. Allora, troviamo l'alimentatore USB per caricare la batteria. Troviamo un carrellino che penso si debba inserire qua, sì, infatti. Poi troviamo un'altra elica, quindi due eliche in totale per la riparazione se si dovessero rompere. E poi troviamo un doppio carrellino da inserire qua. Naturalmente inseriremo il carrellino soltanto quando sarà bisogno, se dobbiamo fare atterrare l'aereo in superficie solide, sul cemento, di sicuro non dell'erba, perché se no possiamo romperle oppure si staccheranno in volo. Parlando invece di batteria, vediamo un po'. Questa è una batteria veramente, veramente molto piccola. Si apre qua il carrello, vediamo un po'. Qua troviamo appunto questa batteria piccolissima che si collega all'alimentatore così, ok? Poi qua si collega all'adattatore e si ricarica il tutto. Poi, una volta che la nostra batteria sarà caricata, qua c'è un altro spinotto, come potete vedere all'interno dell'aereo. Basterà infatti poi tirarlo fuori con delle forbici e basterà poi collegare questo adattatore appunto alla batteria che avremo caricato. Successivamente dovremo mettere le pile all'interno del nostro comando e accendere l'aereo qua con il pulsante. Qua vedo già che ci sono delle guaine con dello scotch per mantenere i fili dell'aereo che io vado comodamente a staccare, se ci riesco. Ok, da una parte fatto e adesso facciamo anche dall'altra. Allora, l'aereo devo dire che è carino, è completamente in polistirolo, cioè vi giuro che non pesa assolutamente niente, peserà pochissimi grammi. Quindi diciamo che questo aereo non è ideale quando c'è tanto vento perché volerebbe via. Parlando invece di batteria, vista la sua capacità interna, direi che può resistere a 10 minuti di volo intenso e un quarto d'ora se facciamo un po' stallare l'aereo. Intanto adesso, oh, ok, finalmente sono riuscito a rimuovere anche questo supporto. Qua togliamo questo bollo. Allora, davanti invece troviamo un gommino, qua è vuoto, in maniera tale che se l'aereo cade, non si dovrebbe rompere, quindi
non si fa male, non si distrugge. Che dire, secondo me la prima impressione è positiva. Adesso vediamo un po' come si comporta, soprattutto in volo, la sua capacità di batteria, quanto dura la carica e un po' come si muove all'interno dell'aria. E andiamo quindi a volare adesso per la prima volta con questo elicottero da 20 euro. Accendiamo quindi i nostri motori e si parte. Adesso sono proprio al minimo dei motori. La batteria l'ho già usato un po' prima, non è assolutamente al massimo, sarà sul 50%. Batteria che devo dire tiene veramente molto. Naturalmente dipende tutto dall'utilizzo che ne faremo con questo elicottero. Se metteremo sempre al massimo dei motori durerà circa 15 minuti, ma se lo facciamo un po' stallare invece durerà anche mezz'oretta. Essendo anche molto leggero, dato che si parla proprio di polistirolo, la sua fluidità nel volo è veramente pazzesca. Naturalmente lo stick per controllarlo è formato da due comandi semplicissimi, alto in basso, destra sinistra. Adesso lo facciamo un po' avvicinare. Adesso sta stallando. Ok. Una cosa che ho notato che è molto importante da sapere prima di volare con questo aereo è proprio l'abilità nel farlo stallare. Infatti molte volte, proprio soprattutto quando la batteria è carica e lo mettiamo ai massimi motori, cosa succede? Che l'aereo picca giù in verticale e quindi si può anche rompere. Quindi bisogna farlo stallare mettendo il motore, del basso verso l'alto al minimo, farlo proprio scendere a zero e l'aereo, essendo molto aerodinamico, andrà appunto a volare allo stesso tempo per diversi secondi. Andiamo qui adesso a recuperarlo e a fare un altro volo. Un'altra cosa che non vi ho detto che è importante riguarda proprio queste ali. Infatti bisogna infatti proprio bilanciare queste ali, incollarle proprio saldamente in maniera tale che l'aereo mentre vola noi giriamo il propulsore, queste due eliche, e avendo queste ali che devono essere leggermente rivolte verso l'interno, l'aereo riuscirà a girare molto bene. Naturalmente bisogna anche aspettare un po' prima che la colla si asciughi, circa un giorno, altrimenti poi si staccheranno le ali. Andiamo quindi a fare un'altra prova con questo aereo e vedere un po' come si stalla. Mettiamo infatti proprio il motore al minimo. Mettiamolo così. È utile stallare soprattutto quando si gira. E questo viene proprio spontaneo, perché mentre si gira, soprattutto quando noi mettiamo magari una elica male, e quindi poi dovremo andarla a rimettere, l'aereo proprio tenderà a girare verso il basso. E questo non è una cosa assolutamente positiva, perché se non lo facciamo stallare proprio l'aereo decolla giù e poi cade. Adesso infatti l'ho fatto stallare un po' e possiamo vedere che è un aereo veramente 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 performante. Facciamolo quindi ritornare adesso verso di noi. È ritornato, è proprio arrivato lì. Quindi, ragazzi, secondo me, per principianti, ma anche per persone esperte, questo sicuramente è il miglior aereo che potete utilizzare per imparare un po' di questa aerodinamica,
visto che il suo concetto è veramente veramente positivo, è un aereo molto bilanciato, quindi è un assoluto, è assolutamente un aereo che io vi consiglio sotto qualsiasi punto di vista. È un aereo cinese, China Air Force, però allo stesso tempo i soldi spesi sicuramente li vale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi come sempre ci becchiamo ad un prossimo Luca Videos Tutorial. Vi auguro naturalmente una buona giornata e una buona continuazione su YouTube. Ciao a tutti! Yeah.